Buongiorno amici di Chicchiricchi, scusatemi amici, ma io devo ancora abituarmi, no, con le trasmissioni, col format normale di Chicchiricchi, quindi scusate se non sono molto dinamico, veloce, come lo sono sempre stato, perché per 2 mesi abbiamo fatto trasmissione con computer de front, Skype, un po' andava la linea, un po' rimaneva il tricolore, ogni tanto rimaneva il femmino, io parlavo, che si poteva... Oppure... Si bloccava l'immagine, perché giustamente su Skype, chi è? Su Skype? No, qualcuno che mi saluta. C'è questo pericolo che si blocca l'immagine e quindi diciamo che l'audio poi lascia uno un po' a desiderare. Alcune volte le riprese, diciamo, di Felice erano così, si vedeva la chiop, oppure da così, cioè le mani non... Bene, adesso siamo tornati alla normalità con le mani, possiamo destreggiare, possiamo fare quel che vogliamo. Sta il ragazzo lì che... Grazie, grazie. Allora, praticamente... Grazie. Andiamo subito al tema della... No, noi abbiamo i nostri fan, Nunzio, abbiamo i nostri ammiratori. Chissà perché sono tutti maschi. Nunzio, per cortesia, cioè, dobbiamo fare una selezione, dobbiamo fare una corsia preferenziale. Ammiratori maschi da una parte, ammiratori donne da questa parte. Cioè, qua solo ammiratori maschi. Vabbè. Il nostro destino, purtroppo, è questo. Allora, stavo dicendo, e quindi dobbiamo abituarci nuovamente. Anzi, fai una cosa, visto che per 2 mesi mi hai ripreso sempre a mezzo busto, anzi, scritto la... Ah, prendimi un po' intero. Ah, sono intero? Ah, meno male, almeno... Porca miseria, almeno faccio vedere, respiro un po' d'aria. Sempre chiuso in quelle quattro... Vabbè, un po' d'aria, per modo di dice. Vabbè, comunque, puntata della giornata, sempre qui ad Altamura. Oggi è venerdì, quindi diciamo che domani è sabato, va la replica, quindi non ci interessa. Allora, stavo dicendo, Nunzio, abbiamo fatto questi giorni un po' di puntate sulle discariche a cielo aperto, sull'amianto, vi ricordate il campo profughi, l'amianto, insomma, la storia continua, non si riesce mai a risolvere questo annoso problema delle discariche abusive a cielo aperto, e quindi parecchi altamurani non sono, come dire, Wish and Blonde e Maccheron, non sono dirigenti. Oh. Ci sono arrivati, ma sta sempre il numero WhatsApp? Qua o qua? Qua? Vabbè, metti tu il ditino, dai, questa volta faccio mettere a lui. Stavo dicendo, alcuni cittadini hanno visto le puntate, queste puntate iniziali sulle strade, sulle criticità di Altamura, e mi hanno detto, Emanuele, visto che hai parlato della monnezza, l'amianto, in mezzo alla strada buttano di tutto, ma... Sai qualcosa riguardo l'isola ecologica di Altamura per poter conferire gli ingombranti, frigoriferi, mobili, armadi? Cioè l'isola ecologica, come per legge, deve esserci in tutte le città proprio da contratto. Questi poveri cittadini mi hanno detto ancora, facesti più di 2 mesi fa, sicuramente, più di 2 mesi fa, 2 mesi e mezzo fa, forse 3 mesi, facesti una puntata dove comunicasti la chiusura ormai da diversi giorni dell'isola ecologica. E mi ricordo, mi hanno detto questi amici, che parlassi anche con l'assessore al ramo, la professoressa Cangelli. Sì, mi ricordo, amici, mi ricordo. Ricordo anche che al telefono l'assessore Cangelli mi assicurò, mi garantì al 100%, vero limone al 100%, mi disse, signor Giordano, non si preoccupi, mentre stiamo parlando, questione di ore, si sblocca la situazione e tra qualche ora l'isola ecologica di Altamura sarà riaperta al pubblico, quindi fruibile. Queste sono state, per l'amor di Dio, non dubito sulla correttezza e sulle parole dell'assessore Cangelli, però... Da quel giorno che lei mi disse questione di ora, è passato un altro mese prima, che non è che può trovare la scusa del coronavirus, no, da quel giorno, questione di ore, il problema, diciamo, del coronavirus è avvenuto a 20-25 giorni dopo la nostra telefonata, quindi anche di più, qui non può trovare l'attenuante, dice no ma c'è stato il coronavirus, anche perché
se non sbaglio, doveva essere un problema burocratico. Voi sapete l'Italia, noi siamo immersi, siamo seppelliti, siamo sepolti, siamo, come dire, la burocrazia ci rovina. Ma la cosa assurda, sapete qual è? Che i politici, cioè che la politica, scaricano il barile alla burocrazia. Allora io dico, scusate, politici, che trovate queste scuse stupide, ma la burocrazia chi l'ha creata? L'hanno creata i comuni cittadini? No. La burocrazia è stata creata da voi, voi che avete legiferato, voi che avete fatto determinate leggi affinché la burocrazia si sviluppasse sempre di più. Mi ricordo 25 anni fa ci fu un politico rivoluzionario, un certo Bassanini, la legge Bassanini, che rivoluzionò la burocrazia. È stata soltanto una mezza goccia, non una goccia, una mezza goccia nell'oceano della burocrazia. Quindi è inutile che i politici scaricano il barile e trovano la pezza a colori, la scusa con il loro linguaggio politichese, no, perché la burocrazia va a braccetto con la politica, cioè la burocrazia è una creatura della mala politica, della cattiva politica. Buongiorno, qui non è una questione di burocrazia, no, la burocrazia l'avete creata voi e voi da anni non riuscite ancora a debellarla. Faccio un esempio, poveri cristi di Bottegai, di partite IVA, che dopo la miseria delle 600 euro avute a marzo, mo stiamo a maggio, non ha avuto ancora nud. Io non lo so come fanno questi poveretti a mangiare, come fanno? Poi ci meravigliamo che già qualche imprenditore si è suicidato nel napoletano, è normale. Cioè quando tu togli il pane al cittadino e prometti miliardi e miliardi, stanno dando la colpa alla burocrazia. Guardate come sono furbi i nostri politici. Vabbè, chiudiamo il cappelletto. Allora a questo punto, vabbè, diciamo che l'isola ecologica è proprio alle mie spalle. Il cancello è aperto, però sta scritto ALT, non so se hai visto, Nunzio, ALT, Salamandra, sì, severamente vietato, ingresso ai non autorizzati. Noi parliamo sempre con le carte, ci siamo informati proprio in questo momento dal personale, e ci hanno detto che è chiuso perché il comune non rilascia non so che dichiarazione. Cioè, allora a questo punto vorrei richiamare di nuovo, nuovamente, l'assessore Cangelli, la professoressa Cangelli, se risponde al telefono, e vi faccio vedere, io non so niente, stiamo chiamando così dal vivo, vi faccio vedere come un politico sfoggia le sue armi di politichese e non riuscirete mai, vi dico mai, troveremo un politico che abbia, come dire, la correttezza di dire sì, avete ragione, abbiamo sbagliato. Avete mai sentito a qualche politico nazionale, locale, europeo di ammettere una volta, sì, abbiamo sbagliato, è giusto, abbiamo sbagliato? No, abbiamo sentito soltanto Conte chiedere scusa, ma non Conte chiede scusa per il ritardo, ma non ha detto che ha sbagliato. Chiedo scusa perché noi non potevamo immaginare la burocrazia, cioè se la picchino con la burocrazia. Adesso vediamo un po' cosa ci dice in diretta telefonica l'assessore all'igiene urbana del comune di Altamur, professoressa Cangelli. Siamo in linea con la professoressa assessore. Pronto? Professoressa Cangelli? Buongiorno. Buongiorno, sono Emanuele Giordano, canale 2. Sì, ho il suo numero in memoria, mi dica tutto. Sì. Mi scusi se la disturbo proprio in questo periodo un po' di, diciamo, di emergenza, ma stiamo girando adesso una puntata. Sì. Alcuni cittadini di Altamura ci hanno mandato delle email dicendo: Emanuele, oltre due mesi fa ci assicurasti che nel giro di poche ore l'isola ecologica di Altamura si apriva. Però ci hanno detto che da allora non si è mai aperto. Le spiego, sì. In realtà è stata assunta in relazione all'emergenza la decisione di non aprire anche rispetto
adatto alle esigenze rappresentate dall'azienda, che non potevano assicurare la sanificazione costante e perfetta in caso di accesso dei cittadini. Ho posto il problema adesso che c'è stata la riapertura, perché so che comunque stanno consentendo l'accesso per il ritiro delle buste, e sto aspettando una risposta. Ho capito. Sia dalla ditta che dalla sindaca. Perché... Sì, però ad oggi, chiedo scusa professoressa, non è consentito il conferimento di ingombranti. No, ancora no, l'ho posto il problema per iscritto, quindi sia alla sindaca che alla ditta, sto aspettando delle risposte. In realtà ritengo che ci sia una indecisione sulle modalità, fare con provvedimento o con ordinanza. E non è una riserva che posso sciogliere io. Certo, ci mancherà. È il sindaco che deve sciogliere la riserva. Esattamente. C'è una indecisione sulle modalità di riapertura, comunque sarà effettuata la riapertura. Io l'ho segnalato. Quindi praticamente è una decisione che posso prendere io. Lo sappiamo. Conosco la sua professionalità, già quando stava a Matera ha risolto parecchi problemi. Però la cosa che io non riesco a capire, forse sembra la famosa burocrazia, siccome lei ci assicurò oltre 2 mesi fa, quindi prima del coronavirus, che nel giro di alcune ore si apriva. Io ho una mia opinione su come va fatto, e quello come va fatto secondo me è una cosa rapida. Perché lei mi disse tra questione di ore viene riapriamo. Esattamente. Poi il coronavirus è avvenuto dopo un mese, cioè l'emergenza è avvenuta dopo un mese. No, dopo qualche giorno, perché era fine febbraio. Abbiamo la data, il 26 di febbraio, non è il 26 di febbraio. Il 26 febbraio facciamo no, molto prima, comunque non glielo posso dire. Vabbè, no, ma comunque non ha importanza. Comunque non è stata una questione di ore, ecco. Cioè, No, le spiego, il punto è che secondo la mia visione della cosa poteva essere una questione di ore. Sono state assunte decisioni differenti. Ho capito, quindi ad oggi più o meno si prevede... Cioè io sono convinta che... sarebbe questione di ore anche adesso, perdoni. No, per l'amor di Dio. Magari se vuol fare pressione un attimo alla sindaca. Sarebbe questione di ore anche adesso, facendo pressioni quotidiane. Ho capito, va bene. Mi auguro che sciolgano la riserva sulle modalità. Vabbè, lei magari c'ha il mio numero, se magari vuole essere così gentile, sì, certo, cortese, anche su WhatsApp di avvisare. Ok, la ringrazio. Professore, sempre gentile e disponibile. Grazie, professore. Figuri. Buona giornata. Che io dovevo fare? Allora, se non avessi fatto il fotografo o il giornalaio, dovevo fare il veggente. Cioè io riesco sempre a indovinare quello che un politico dice. Io che cosa ho detto? Che dovevano trovare la pezza a colori, Nunzio, dovevano trovare il politichese, perché io pensavo che è questione di ore, poi non sa, però è questione di ore, ma è il sindaco deve... Quindi questa è la situazione, per l'amor di Dio. L'assessore è sempre molto gentile, disponibile al dialogo, però è proprio nel DNA della politica, è proprio nel DNA dei politici non affrontare la situazione con una certa schiettezza. Bastava dire, secondo me, dice sì, sì, signor Giordano, Emanuele, hai perfettamente ragione, perché quando io dissi questione di ore, poi da ore sono passati mesi, adesso dopo 2 mesi, il sindaco, sto facendo pressione al sindaco, dobbiamo chiamare il sindaco, ci chiamiamo sindaco, o ha chiamato a pezza a cloro. Cioè dirà no, ma secondo il comma articolo legge 42, tenendo conto che, considerato che, previsto che, cioè allora a questo punto, cioè aspettiamo, l'assessore all'igiene urbana ha detto che è una questione di ore, così come ci disse 2 mesi passati. Nunzio, tu sei speranzoso? Stai vedendo che giorno è la puntata? Quindi ci stiamo rendendo conto. Qui non abbiamo fatto il 23 febbraio. Perché il 23 febbraio poi mi sa che c'è. 2 mesi fa. 2 mesi fa. Quindi
chiaramente l'assessore diciamo non può ricordarsi tutto, quindi assessore, non è che dopo la nostra puntata, dopo 3-4 giorni c'è stata l'emergenza Covid e diciamo l'ordinanza del presidente Conte, no. Sono passati, minimo è passato un altro mese, minimo sicuramente, non sarà passato un altro mese, 25 giorni, però se lei mi dice questione di ore, poi passano 25 giorni e non si fa niente, poi viene il coronavirus, il Covid, e quindi giustamente la sanificazione, l'azienda c'ha problemi per le persone, non sa, vabbè, diciamo che può andare anche come attenuante, però... Ah. È sempre il cittadino che deve ingoiare la carota, il detto non è così, però la carota va sempre ingoiata dal cittadino. Comunque, oggi è venerdì, quando ne abbiamo oggi? Oggi è venerdì, no, aspetta, ti dico subito, siccome noi non abbiamo la testa diciamo sana, io annunzio, dovrebbe essere, oggi è 15, quindi è venerdì. Un conto che c'è il computer, vedi la data sul computer, un conto senza computer. Eh sì, beh, vabbè, comunque, vabbè. Lunedì ci vediamo e vi aggiorno, vediamo che cosa è successo, perché è una cosa un po' ridicola. Se il cittadino paga la Tari, che è pesante ad Altamur, allora tra i tanti servizi che l'azienda offre e quindi il comune incassa questi tributi, è compreso anche l'isola ecologica per conferire gli ingombranti e qualsiasi altro tipo di rifiuto. Se tu per 3 mesi non mi hai dato questo servizio, a me non me ne frega nulla, ti devo pagare in meno. Questa è la regola, cioè come si usa, proprio la decisione salomonica. Mi dai un servizio, ti pago. Non mi dai questo servizio, non ti pago. Cioè non è che ci vogliono scienziate, ci vuole Einstein per capire queste cose. Vabbè, lunedì... Vi aggiornerò sulla questione isola ecologica chiusa ormai da 2 mesi, se non di più. Per oggi è tutto, amici di Chicchi Chicchi, salve a voi.